lui praticava nelle sue pitture qualcosa di essenziale, di estremamente poetico. 一看就是一个非常平易近人，我们作为都是艺术家嘛，所以呢，都有着相互的这个共同的语言。 Conoscere Curie è stata un'occasione circa 4 anni fa in Palazzo Medici Riccardi. È un'estetica che veramente recupera la grande tradizione cinese, ma lo fa con la tecnica nuova dell'olio, una forma di arte autentica e profondamente originale. 他通过我的油画，他一眼就能看出，这是中国艺术家，是中国艺术家用中国的文化、中国的审美、中国的哲学思想理念观念在表达，啊，用油画来表现他的这个作品。 C'è infatti un disegno straordinario di Leonardo da Vinci, datato 5 agosto 1473, che raffigura proprio la sua terra natale. Una veduta di un padule, di una valle, di castelli immaginati. 达芬奇画了一个山，一个城堡。我把他这幅作品呢搬进了我的这张油画的左边，而右边呢是我的作品。一般人一看，那就是一个典型的山水油画。但是这张画很奇特。 È stata un'occasione straordinaria per conoscere l'uomo, il suo ambiente di vita. 我也告诉他，我们画画的时候，我经常听意大利的歌剧啊，我听帕瓦罗蒂，我听多明戈，都是听他们的歌曲啊。 Questo è stata una sorpresa e è stato anche un modo di capire meglio, decisamente in maniera più completa, quello che è il lavoro pittorico di Curie. 他发现我不是跟一般的中国的画家一样，还在重复欧洲艺术家的，而是把油画的这种特殊的一种画种结合中国的文化，结合中国的审美，再画中国人的油画。 Ho pensato di scoprire nella pittura di Curie una grande lezione, quella indubbiamente del recupero del suo dialogo con la tradizione antica della pittura cinese, ma anche quella di un rinnovamento tecnico. 认识以后不久啊，维佐斯就帮我出了一本这个意大利语的。 我的个人的画册. In questo libro capiamo come lo sguardo di Curie si è posato sui luoghi più diversi. C'è un incanto che Curie rivela. 这也是中国的画家呢，第一个在意大利。 这个由意大利的专家编辑出版发行的这个中国人的意大利文的这个画册。 Mi auguro che ci sia consentito realizzare in città europee una sua grande mostra
我很荣耀，就是在达芬奇这样一个伟大的巨匠大师的博物馆里头呢，有我们中国人，有我的一张油画悬挂在那里，我感到无比的自豪。